strano, ero in camerino e chiacchieravo con un ragazzo e improvvisamente mi sono sentita trasportare qua. La magia. E non potrebbe farmi arrivare anche il ragazzo? No, guarda, quello te lo farai arrivare te per conto tuo. Adesso io voglio fare un piccolo giochetto. E questi? Adesso te lo faccio vedere. Io certamente che non sono un gran prestigiatore, come non so, come Pasqua, come Victor, oppure come quell'altro molto bravo poker. Questo è un pallone, questo è un pungiglione. Noi sappiamo tutti che con un pungiglione il pallone scoppia e va via. Adesso voglio vedere se mi riesce il mio piccolo trucchetto. Tieni ferma lì un momentino, vediamo un po' se possiamo infilarlo. Adagino. Non puoi vedere che tiro preciso, altrimenti va tutto a barate e si smarona. Ecco qua, infilato. È un bel gioco, un po' d'applausi, via, un po' di applausi, ecco, grazie. Attenzione, via, tac, è fatto. Ma è bravissimo, signor Macario. Certo che sono bravo, se si potesse far scoppiare tutti i palloni gonfiati che ci sono in Italia, ma sai che scoppi, un bombardamento. Che rivista presentiamo stasera? La rivista di questa sera è Febbre Azzurra. Febbre Azzurra. Cara Marisa, sai che cos'è? L'hai avuta te la febbre azzurra? Signor Macario, io l'ho avuta un paio di volte. Sì. Però non l'ho mai detto a nessuno. Non l'hai mai detto a nessuno? No. Però al pubblico bisogna dirglielo, se loro non lo sanno. Vabbè, Allora tu glielo dici, io vado a vestirmi da pastore. Italiano o tedesco? No, italiano, pastore. No, se mi vesto da se sono un pastore tedesco, mi ci vuole anche la museruola. Ciao. Dunque, Febbre Azzurra credo che non abbia bisogno di presentazioni. Nata nel 44, fu ripresa nel 64 sempre da Macario. Racconta di un'isola dei Caraibi, tutta musica, belle donne, sole, natura stupenda, dove però scoppia improvvisamente l'epidemia di febbre azzurra. Thank you.
No, lasciami! Non mi piace, non ti voglio! Oh, è inutile, padrone! La mia c'ha la febbre azzurra da un anno e va con tutti all'infuori di voi! Chiudi il becco, tu stupido! Ricorda che sei uno schiavo! Candido, hai visto se stamattina fra i turisti appena sbarcati c'era qualche bel giovanotto? Via! Via! Bello, bello! Bello. Piace? Oh, Mr. Dent, this island is wonderful. Wonderful. Isola meravigliosa. E lei è più simpatico dei governatori. Lei è molto gentile, Miss Merrifield. Io la ringrazio. E la ringrazio anche per aver scelto la nostra isola per le sue vacanze. Vacanze brevi perché Miss Mary dovrà iniziare il suo prossimo film fra 20 giorni. Yes. E dov'è il nostro alloggio? È alla Taverna del Sole, di là, ti accompagno io, è la locanda di mio padre. Oh, come sei bella! Veramente io sono uno scienziato, ma so vieni, vieni con me! Sì, sono tutte così espansive, le ragazze di Funifuni! Oh, no, no, ma vedete, Lomila è stata colpita dalla febbre azzurra e sapete... Sappiamo tutto! Eci! Che bello! Vieni! Aiuto! Il mio giornale mi ha mandato apposta a Funifuni per un servizio su questa strana epidemia che per le donne è dolcissima, mentre gli uomini ne impazziscono e scompaiono. Ed è un male che si manifesta con tre starnuti. Il dottor Cram, che è arrivato qui con noi adesso, è uno scienziato che vuole scoprire il microbo della febbre. E Pampero, il cattivo dell'isola, ne è già insospettito. Oh, a proposito, sono arrivati con noi qui nell'isola Don Gerardo Magalì e sua sorella Giuditta, venuti qui per svolgere la loro missione. Fratello Gerardo. Sorella Giuditta. E Bobby. E Zicula. Finalmente siamo arrivati nell'isola di Funifuni, dove potremo dedicarci completamente alla nostra missione. Io ho già preparato il mio sermoncino, sperando che non succeda un... Ho già preparato il mio sermone sperando di non fare confusione. Ma questa febbre azzurra è veramente una calamità. Da quando è scoppiata la febbre azzurra in quest'isola, metà della popolazione è in peccato mortale. E l'altra metà? Lo era già prima. Che umanità! L'umanità, ta, dobbiamo riabilitare e predicare. Tar, anche sul sidecar. Moralità, ta, riporteremo qua, nell'isoletta molto corrotta. Viva la pasta sciotta! Pasta asciutta? Io quando devo fare un sermone, se mangio la pasta asciutta, mi viene meglio. Ma Gerardo! Giuditta! E Bobis! E Zicula! Sono illibata, voglio così restare. La febbre azzurra dobbiamo debellare. Anche se piove, abbasso il 9, ma poi riporto il 3. Il 3, Gerardo? Omni trium ex perfectum. La castità c'è. La castità non c'è. Però se c'è, c'è, perché se non c'è, non c'è. Se avrai peccato, sarai dannato. Starò senza gelato. Però mio sì. Lui su Malpin, compiato il Gerardo! Preservatum tuam. Et vobis. E Zicula. Hai fatto l'ultima predica a bordo prima di sbarcare? Sì, sorella. Hai fatto la questa? Sì, sorella. Quanto hai raccolto? $20, 12 bottoni e 2 tappi dell'aranciata. Ognuno dà quello che può. Hai diviso la somma in 2 parti come al solito, una per noi e l'altra per le opere di bene? Certo, i $20 per noi, i 12 bottoni e i 2 tappi per le opere di bene.
Rammenta, fratello, che nelle tue prediche devi sempre esprimerti con aneddoti e parabole. Infatti, la prima predica che farò qua nell'isola, racconterò l'aneddoto di quel re che aveva la serva con tutto il sederino d'oro. Ma cosa dici, Gerardo? Quella è la leggenda del re Mida che trasformava in oro tutto quello che toccava. Appunto. Ma... come vorrei che fosse concesso anche a me di avere il sederino d'oro. Cosa dici, Gerardo? Ah, ecco, volevo ben dire. Di predicare. Ecco. Ma sono donna e non posso. Ma non vi è nulla di femminile in me. Ma a guardarti bene sembra un po' una spaventapasseri. Grazie, Gerardo. Et Bobby. Et Sicula. Lei è il nuovo pastore? Sì, e questa è la mia sorella, la pastoressa. E tu come ti chiami, bella fanciulla? Mi chiamo Lomila. Lomila. Esci! Salute. Come sei bello! No, Giuditta! Giuditta, guarda! Lasciate stare mio fratello! Come sei bello! Dico, non Lomila, vattene via! Non si allarmi, signor pastore. La povera Lomila è ammalata di febbre azzurra. E ogni uomo che vede... ogni uomo che vede. Febbre azzurra o non febbre azzurra. Qui si attenta alla mia virtù. Permettete che mi presenti? Sì. Kid Pampero. Vivo in quest'isola da un paio d'anni e Sua Eccellenza il Governatore mi onora della sua amicizia. Ah, Kid? Pampero. Vivi nell'isola? Da un paio d'anni. E il Governatore? Mi onora... della sua... amicizia. Per lei? Sì. Ecco. No, per me ho finito, basta così. Grazie. Vattene tu, Lomila, vieni. Ascoltami bene. Il signor pastore non è un uomo come tutti gli altri. Ah no? No, è un pastore. Eh già, io mi occupo delle anime, della pastorizia e dei latticini. Insomma, è un uomo diverso, eh? Sarà pure un uomo diverso, ma è pur sempre un uomo. E se io lo incontro da solo? Giuditta, attenta ai miei latticini, alla mia anima. Vattene, Lomila. Insomma, questa febbre azzurra è una cosa terribile. Ah, sì, terribile, signorina. E si manifesta con tre starnuti. Con tre starnuti? Sì, con tre starnuti. Che strano. Candido, prendi il bagaglio del signor pastore e accompagna. Candido è uno schiavo. Perché c'è ancora la schiavitù nell'isola? No, sono solo io e voglio essere lo schiavo. E tutti vogliono comandare e non sanno che gli schiavi sono loro. Io mi piace solo obbedire. E se avete bisogno di Candido, mi trovate alla taverna del sole, dove ci sono tante belle ragazze. Ah, tante belle ragazze, fai lo schiavo, ma le polastrelle ti piacciono, eh? È l'unica soddisfazione che ci rimane a un povero schiavo. Oh, da quanto ho capito, questa taverna del sole è un luogo peccaminoso. Oh. Gerardo, io comincio subito di lì la nostra opera di moralizzazione. Sì, sorella Giuditta. Et Bobis. Et Sicula. Bene, signorina pastoressa, se permette, l'accompagno. Grazie, fratello. Pastore. 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 Ehi, non ci provare. Stai lì, se copriti. Sì, quanto è bella la febbre azzurra. Contagiata, era assopita di notte nel mio giardino. Sentii un caldo respiro lambirmi il viso ed una mano leggera come una piuma accarezzarmi la spalla. E poi l'estasi. L'estasi? Sì. Guarda che io sono ancora puro, eh? E chi è? E chi era l'accarezzatore? Lui, Candido. È l'unica soddisfazione che rimane a un povero schiavo. Ma tu non c'hai mica la febbre azzurra, eh? Tu c'hai la febbre marocchina, birichina. No. Satanassa. Pastore! Thank you.
questa danza peccaminosa e preparate le vostre anime ad accogliere la parola del reverendo pastore Don Gerardo Magalì, di cui io sono la sorella. Ricordatevi che l'inferno è... La febbre azzurra l'ha presa pure lei. Povera pastoressa, vittima della febbre azzurra, se ne andò in giro per l'isola, ebbra d'amore. E io sono qui che continuo i miei esperimenti sull'isolamento del virus e sono giunta a buon punto. O comunque ho capito che c'è dell'osco nella faccenda. Se qualcuno ha avuto interesse a provocare questa epidemia, non si sa bene chi. Un giornalista Tibet sospetta di quel Pampero, che è un'autentica canaglia, venuto qui chissà da dove. E per quanto concerne invece l'attrice Miss Mary Field, o lei non si preoccupa molto e si lascia sempre corteggiare dal governatore. L'infernale Pampero, venuta a conoscenza dei sospetti di Tibet, corre ai ripari. A tutto danno del povero Don Gerardo. Brave ragazze, la nostra scuola cantorum funziona. Peccato che qualcheduno stona. E dov'è la signorina Giuditta, vostra sorella? L'ho chiusa nel pollaio. Nel pollaio? Sì, ma ho tolto il gallo. Oh, cosa avete voi altre? Stamattina all'alba ci è successa una cosa molto bella, ma anche molto grave. Davvero? Confidatevi, ditemi. Purificatevi, ragazze. Dormivamo sole nella nostra capanna, quando ad un tratto abbiamo sentito un caldo respiro lambirci il viso e una mano leggera come una piuma accarezzarci una spalla. Ma poi se ne andò e non sappiamo neanche chi è stato. Tutte e due contemporaneamente? Sì. Insieme? Sì. Ma come hai fatto? Miei padroni, è l'unica soddisfazione che ci resta a un povero schiavo. Eh no, tu fai lo schiavo per non pagare il dazio, caro mio. Pensare che avevo pensato di purificarti, di farti fare il pastore, di insegnarti la nostra missione. Padrone, ma... A far da mangiare, a farla preparare la cena. Vado a prendere le uova. Sì, fai la solita frittata, vai. Oh, brave ragazze, ne sono proprio contento. Andate pure, che per oggi basta, Gerardo. Da. Arrivederci, Don Gerardo. Ciao. Buongiorno, Don Gerardo. E Bobis. E Zicula. Ma come avrà fatto tutte e due insieme? Sarà bisestile questo. Grandi notizie! La febbre azzurra è stata debellata. Davvero? Sì. È stata imballata. Imballata.
Dove l'ha spedita? Sì, già spedita. Dove l'ha mandata? Dove la che cosa? La febbre azzurra. Ma chi l'ha spedita? Ah, io non c'ero. Ma no, no, è stata debellata. Il dottor Kram ha isolato il virus. Sì, ah, sì, sì. E una volta trovato il vaccino, la febbre azzurra sarà sconfitta. Ah, oh, sono contento. Sono proprio contento. Beh, ma del resto è così come per tutte le altre malattie. Basta trovare l'origine. Non so, reverendo, lei prenda la polmonite. No, la prenda lei. No, no, lei prenda la polmonite. No, no, la prenda lei. Ma che la devo prendere io? Che le fa bene. No! Ma che la devo prendere io? La no, prende lui allora. No, no, non mi sono spiegato. Volevo dire, lei prenda il colera. No, il colera lo prenda lei. Ma perché lo devo prendere io? Ma perché lo devo prendere io? Perché lo devo prendere io? Prendiamolo noi. Chi? Noi, dico, prendiamo il colera. Sì? Eh già. Lei ci sta? Sì. Lo prende lui. Che cosa? Che cosa? Il colera. E a meno il nostro pastore. No, 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 cerchi di capirmi. Lei prenda la lebbra. Ma chi prende? Ma la prenda lei la lebbra, no? Ma la devo... no, no, ma perché la devo prendere io? Ma perché la devo prendere io? Ma io la voglio dire... lui la lebbra. Ma no, prendiamo... lui che è forte. Prendiamola la noi. Prendiamola. Lei gliela dà a lui, ma o lui la prende e gliela dà. Ma neanche... No, no. Facciamo la conta, lei ma chi la prende? Quale conta? Quale conta? È possibile che io non riesca a spiegarmi? La lebbra la prendo io. La male. Prendo io. La prendo io. Dove va? Vado a prendere la lebbra. Oh. Ma no, no, sta scherzando. Ah. A proposito, caro Tibet, ho saputo che siete sulle tracce del delinquente che diffonde l'epidemia sull'isola. Può darsi, signor Pompero, può darsi. Ah, sì? Allora, se permettete, vi do un consiglio. Perché non fate perquisire le case e le persone? Chissà, vi troverete di fronte a qualche sorpresa, eh? Volevo prendere parte alla conversazione. Don Gerardo, ricordate la parabola del pastore e della piccola pecorella? Sì. Ebbene, io questa piccola pecorella la riporto a voi. No, perché è una pecora? Io preferirei un prosciutto, un paio di salame, un bel formaggio, una bottiglia di Barbera. Ma Don Gerardo... No, una bottiglia di Barbera, volentieri. Quella lì e ti voilà, tira. Ecco la piccola pecorella. È scappata anche dal pollaio. Gerardo... Tosh, non ti conosco. Ma io sono tua sorella. No, tu non sei mia sorella, non sei più mia sorella. Tu sei una pecora perduta, cioè sei una donna perduta. Vergognati. Mi vergogno, Gerardo. E adesso svergognati. Hai disonorato la famiglia. Prosternati giù. Sono prosternata. Sei pro... No, copriti però. Sì. Vai giù. Sì. Come sei crudo, Gerardo. Sono crudo. Tu in compenso sei cotto abbastanza. Ma perché? Ma come hai fatto a scappare dal pollaio dove ti avevo rinchiusa? È stato stanotte, proprio nel momento in cui sentivo più forti le vampe della febbre bruciarmi le tempie. Ho sentito un caldo respiro lambirmi il viso, poi una mano leggera come una piuma accarezzarmi la spalla, poi... Ah, frittata è fatta. Lo so che la frittata è fatta. Lo so.